via libera dall'aula allo psicologo di base. Lavorerà in accordo con i medici e i pediatri di base sul territorio. L'atto è stato approvato a larghissima maggioranza, con la sola astensione di Elisa Tozzi del gruppo Misto, la non partecipazione al voto di Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle. Il Festival Culturale Machiavellerie celebra l'Europa a 30 anni dal Trattato di Maastricht. La rassegna culturale si terrà tra Firenze e San Casciano in Val di Pesa dal 17 al 20 novembre. Il Servizio Sanitario Regionale avrà una nuova figura a servizio della salute dei cittadini, quella dello psicologo di base. La proposta di legge, che prevede la sua istituzione, ha ricevuto la definitiva approvazione dal Consiglio regionale. A presentarla numerosi consiglieri del PD, primo firmatario Andrea Vannucci, ai quali si sono poi accodate le firme di molteplici altri consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione. L'atto è stato approvato dall'Aula a larghissima maggioranza, con 37 voti favorevoli e la sola astensione di Elisa Tozzi del gruppo Misto e la non partecipazione di Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle. Oggi è una giornata storica per la nostra regione, una giornata storica per la Toscana. Finalmente passa un messaggio che la salute mentale è fondamentale quanto la salute fisica. È per questo che abbiamo approvato a larghissima maggioranza una norma che definisce lo psicologo di base. Forse ci è servita la pandemia per accelerare in questo senso, ma è una risposta che noi diamo. Oggi tutti i cittadini della Toscana, sia quelli che soffrono di più, sia chi ha più risorse, più possibilità, avranno la possibilità di accedere gratuitamente allo psicologo di base. Questa è una legge di civiltà, una legge che ci dice che la Toscana sta sempre dalla parte giusta della storia. Questa legge sancisce un principio forte, che il benessere psicologico è un diritto e come tale deve essere alla portata di tutti. Di conseguenza anche i servizi sul territorio devono tenere conto di questo aspetto e devono organizzarsi affinché le persone riescano a trovare nei servizi delle aziende sanitarie questo tipo di risposta. È un servizio che evidentemente nasce anche da quanto vissuto dalla nostra terra, dal nostro mondo negli ultimi anni, le grandi difficoltà e le grandi incertezze legate a fatti con ricadute globali, ma che nasce anche da un'esigenza di promozione della cultura della salute che va al di là di questi fatti contingenti. Il benessere fisico e il benessere psicologico concorrono, e questo l'ha detto a più riprese anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, al benessere generale delle persone e delle comunità, perché poi è ovvio che le persone compongono appunto le nostre comunità e l'idea di trovare all'interno delle case di comunità una rete di professionisti con evidentemente la regia del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta, nel mettersi appunto in relazione con gli altri professionisti, mettendo il paziente al centro, è un aspetto che questa legge non soltanto esprime ma valorizza. Quindi penso che oggi sia un bel giorno. Penso sia un giorno importante per il sistema sociosanitario della nostra regione e per cittadine e cittadini toscani. È ovvio che da oggi comincia un altro tipo di lavoro, perché la Giunta deve dare attuazione attraverso il regolamento agli aspetti più meramente organizzativi di quanto previsto dalla norma, e l'obiettivo e l'augurio evidentemente è che il prima possibile questo sia un servizio nella disponibilità della cittadinanza e dei professionisti. Questa legge pone un punto essenziale in un momento in cui noi stiamo costruendo il modello di casa di comunità toscano, e questa legge dice che lo psicologo di base deve essere dentro la casa di comunità e deve essere in rapporto stretto e sinergico con due soggetti, che sono da una parte il servizio di salute mentale dell'azienda, tant'è che si dice che il coordinamento scientifico e l'indirizzo e il controllo lo fanno il Dipartimento di Psicologia dell'ASL di Salute Mentale. Dall'altra parte con il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti territoriali, perché nella legge abbiamo scelto che non ci può essere un accesso diretto del cittadino allo psicologo di base, ma l'accesso è mediato dal medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o lo specialista del territorio, che possono indirizzare. Questo perché ci fosse uno stretto legame tra tutti i soggetti erogatori
dei servizi nell'ambito delle case comunità. E quindi una scelta forte dove si dice in Toscana nelle case di comunità ci devono essere i medici, gli specialisti, ma ci devono essere, avevamo già detto, gli assistenti sociali, ora diciamo con questa legge in maniera chiara anche lo psicologo di base. Un successo che viene da lontano, l'iniziativa parte da quando, avendo approvato il piano sanitario e regionale nel 2019, abbiamo voluto fare un focus particolare sulla salute mentale. È un servizio sociale e sanitario ovviamente inserito nell'ambito dei distretti sanitari, che dà una prima forma di risposta a tante esigenze che nascono nei territori. C'è e ci deve essere una collaborazione con il medico di famiglia, con la pediatria, con gli infermieri di famiglia, che molte volte conoscono le esigenze dei nostri cittadini, una collaborazione che consentirà a molti psicologi di essere convenzionati all'interno dei distretti sanitari. Nel contempo serve rilanciare però massima attenzione alla questione che riguarda la salute mentale, e per fare questo è necessario che si investa sempre di più su psichiatri, su neurologi, su servizi di salute mentale che possono poi dare risposte curative qualora le patologie sono oggettivamente in alcuni casi invalidanti e che entrano nell'ambito della sfera della sanità e della salute mentale. Lo psicologo di base sicuramente è una legge importante di cui andiamo fieri. Non è la Toscana la prima ad aver istituito questa figura, ma comunque direi che abbiamo fatto un passo importante. Le cifre stanziate per questo primo periodo non sono molto alte, perché se voi considerate che diciamo dato 350.000 euro a fronte di un Abruzzo che ne ha messi 400.000, è ovvio che non ci sarà grandi disponibilità, però credo che sia stato fatto un passo importante e che questi medici psicologi in convenzione piano piano potranno essere messi, diciamo, a tempo indeterminato con il lavoro fisso. È importante per tanti fattori, perché questo Covid ha mostrato veramente una difficoltà a gestire i periodi di lockdown, e conseguentemente ci siamo accorti quanto fosse importante affiancare al medico di base, al pediatra di base, un supporto psicologico, soprattutto per i più giovani che si sono visti rubare gran parte della loro gioventù in questi anni. Un sì convinto, quello del gruppo di Fratello d'Italia, la proposta di legge che istituisce lo psicologo di base, tra l'altro un voto che viene anche da una mozione unanime di Fratelli d'Italia votata lo scorso luglio del 2021, che poneva la questione all'ordine del giorno dei servizi che non soltanto la crisi pandemica ha acuito più che rendere necessari. Chiaramente siamo cautamente ottimisti, nel senso che aspettiamo adesso di lavorare in commissione col collega Diego Petrucci alla redazione del regolamento, diciamo, attuativo di questa proposta di legge, che però chiaramente è un primo passo importantissimo nei confronti di tutto ciò che va affrontato a livello sanitario in questa regione. Lo psicologo di base secondo noi è diventato ormai essenziale, non soltanto per aiutare le persone nella gestione di quelle che sono state le conseguenze di una pandemia molto dura, ma anche nei confronti di una società che è sempre più complessa e che mette le persone in condizione anche di aver bisogno di un aiuto in alcuni passaggi della loro vita. E il chiedere l'aiuto di un terapeuta, di uno psicologo, deve diventare qualcosa di naturale, come chiedere a un medico di base, proprio perché è necessario uscire, diciamo, da questa bolla di anormalità che sembra circondare delle volte le persone. Maggiore attenzione deve essere dedicata ai giovani, ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, e su questo sono contenta che siamo andati dietro a una scia che aveva inaugurato il Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura, quando nel piano strategico della sanità era stata dedicata solo una scarna pagina alla salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza. Quindi questo è un grande passo avanti e siamo contenti che nel preambolo sia precisato questo passaggio. Purtroppo c'è anche un passaggio per quanto riguarda le donne e la necessità di un maggior supporto alle donne, al genere femminile, che non condividiamo, non tanto nei contenuti che sono stati espressi dalla Commissione Pari Opportunità,
Ma tutto questo non ha bisogno di uno psicologo per aiutare le donne a sopportare un carico di lavoro che gli è imposto da una società dove ancora l'uguaglianza, la parità di genere tra uomo e donna viene sbandierata ma di fatto non attuata. Le donne non hanno bisogno di maggiore aiuto psicologico, hanno bisogno di un alleggerimento del carico, hanno bisogno di una maggior condivisione, hanno bisogno di superare il gap salariale che porta le famiglie spesso a chiedere alle donne di rinunciare al proprio lavoro e attività professionale perché il loro stipendio è inferiore, quindi non aiuterebbe a sostenere le finanze familiari. C'è stato un voto di astensione perché la valutazione è stata molto semplice. Noi è stato valutato dal Consiglio regionale di approvare un provvedimento che sostanzialmente nasce un po' anche sulla spinta emotiva di quelli che sono un po' di dati allarmanti che hanno riguardato il post pandemia e quindi questa fase difficile, soprattutto tra i giovani, di recupero anche di una dimensione sociale e quant'altro. Non credo che legiferare su una spinta emotiva poi porti a valutare nel pieno quelle che sono invece un complesso, secondo me, di criticità che riguardano l'insieme del Servizio Sanitario Toscano. Noi abbiamo una costante necessità di risorse, abbiamo una costante necessità di interventi, faccio riferimento banalmente anche solo al fatto delle automediche che oggi non hanno il medico a bordo, alla questione dell'emergenza, alla questione dei pronto soccorsi. Ecco, io credo che prima di andare nel particolare, magari su un'onda emotiva, comprensibile anche, si debba invece guardare con molta attenzione non solo alla questione delle risorse e quindi della programmazione, ma anche alle tante questioni irrisolte. Cito di nuovo la questione del 118 che era esplosa per esempio nel Chianti, una mozione che ancora oggi non ha visto il pronunciamento della Commissione Sanità, benché sia un tema che ha visto anche la raccolta di firme di un intero territorio. Ecco, la mia visione è che si debba partire da altro in questo momento sulla sanità toscana. Il Consiglio è partito in piena legittimità su altri presupposti, io ho ritenuto di lasciare che questa proposta fosse abbracciata dalla maggioranza, ma di non di fatto condividerne non tanto il contenuto ma soprattutto le premesse da cui si parte quando si legifera in materia. Il pensiero politico di Niccolò Machiavelli come chiave per parlare di Europa, di contemporaneità e dei grandi temi del presente. Torna per la sua seconda edizione il Festival Machiavellerie, in scena dal 17 al 20 novembre tra Firenze e San Casciano, in Val di Pesa. 4 giorni per spaziare tra Lectio Magistralis, conferenze, tavole rotonde, mostre, spettacoli teatrali, ma anche percorsi nella natura e visite guidate, con la partecipazione di protagonisti del panorama culturale nazionale. È bello sapere che a San Casciano nei prossimi giorni ci sarà il primo festival a livello nazionale per ricordare una figura che ha segnato la storia non solo della Toscana ma la storia a livello europeo. Allora un grazie a chi lo organizza, un grazie per aver voluto questa conferenza stampa qui in Consiglio regionale, perché penso che tenendoci insieme le comunità dai livelli locali ai livelli regionali fino ad arrivare in Europa, solo così si possono dare risposte più credibili ai cittadini. Si cerca con una formula originale di collegare il pensiero lungo di Machiavelli ai grandi temi dell'attualità. Europa significa molto, significa integrazione, accoglienza, rapporti tra gli stati, significa finanza, economia, ma è anche la nostra patria e del resto Machiavelli stesso fa riflessioni importanti sull'Europa. In questo festival si cerca di studiare la storia, che è importante, e di renderla appassionante anche per chi vuole parlare di futuro. È una nota d'orgoglio ancora di più questo festival, perché appunto Machiavelli è stato uno dei protagonisti della politica che in quell'epoca aveva sede proprio a Palazzo Medici Riccardi con la famiglia Medici. Tra l'altro uno degli appuntamenti importanti del festival è proprio la Mandragola di Ugo Chiti, che fu lo spettacolo che Machiavelli propose in Palazzo Medici Riccardi per le nozze dei Medici, quindi molti appuntamenti che ricollegano il comune di San Casciano, il pensiero politico del 400, il pensiero politico contemporaneo e Machiavelli stesso. Per noi è importante ribadire l'importanza dell'Europa anche attraverso quelle che sono
le prime tracce storiche dell'Europa, intesa come realtà politica, ma anche come modo di tenere insieme popoli attraverso non solo una cultura di pace, ma anche una profonda condivisione di quelli che sono i valori di base di tutti i nostri paesi, che ora fanno parte dell'Europa, come anche in parte era il sogno di Machiavelli, o indicava come strada fondamentale per uno sviluppo nel segno della pace, ma anche nel segno della forza di un continente che era che non combatteva contro un primato o contro altri territori e altri continenti di uguale importanza, ma che aveva bisogno di rafforzare l'idea di questo continente e di questa intesa tra paesi.